Primavera in anticipo è il mio 11° disco in italiano e 10° disco in spagnolo, anche se ormai faccio un po' fatica a contare quante sono le registrazioni che ho fatto in questi anni. Questo sicuramente è il disco inedito che registro oggi ed esce nel 2008, dopo 4 anni che non esco con un disco inedito. Ed è un lavoro importante, perché non è un lavoro e come tale per me è necessario spiegare che ha una storia vissuta come tutti i miei dischi ed ha un significato davvero importante, perché è legato a un disco passato che si chiama Resti in Ascolto e che è vissuto ed è nato grazie a quello che ho conosciuto attraverso Resti in Ascolto. Un disco anche particolare perché viene dopo quello che è stato il mio disco più di successo, che è appunto quello che mi ha permesso di vincere dei premi che non mi aspettavo e che mi hanno dato una gioia incredibile. Soprattutto perché quando ho vinto quei premi comunque vivevo un momento particolare della mia vita personale e oggi posso raccontare e cantare questa primavera in anticipo, quindi inaspettata, con una consapevolezza nuova e diversa e forse ancora più gradita che mai. In questo disco ci sono 2 collaborazioni importanti per me. Una è con Gianluca Grignani, che è un giovane cantautore italiano che da moltissimo tempo ascolto e stimo. Ho avuto l'occasione di cantare una delle sue canzoni nel mio disco passato, che si chiamava Io Canto, e la sua canzone Destinazione Paradiso ancora oggi è una delle canzoni che amo di più e che canto volentieri anche quando non sono sul palco. Lo stimo perché ha una scrittura che mi piace, nella quale mi riconosco, ed è per questo motivo che sono stata io a cercare lui. Gli ho chiesto se aveva pensato qualcosa per me e proprio in maniera molto semplice, normale e tra virgolette artistica, in maniera quindi vera, ci siamo incontrati, sono stata a casa sua e mi ha fatto sentire tante cose, tra le quali abbiamo trovato insieme la stesura di questa canzone che mi piace moltissimo cantare e interpretare, che si chiama Prima che esci. La seconda collaborazione è nata così per caso, io non amo fare duetti perché devo farli, non credo che un disco si venda per un duetto, anche se chiaramente quando c'è una collaborazione forte può aiutare, però non sono propensa a registrare cose che non sento davvero mie o che non nascano da un desiderio sincero da parte dei due cantanti, dei due interpreti che devono veramente rispettarsi e amare quello che stanno facendo. Quindi sono semplicemente andata ad ascoltare James Blunt, un concerto che lui ha fatto a Milano. Sono andata come fan, come una di molti di voi che comprano dischi e che quindi non vedono l'ora di vedere un concerto e di incontrare la persona che ha interpretato molti pensieri attraverso una canzone. E l'ho trovato ancora più grande di quello che mi aspettavo, perché ho trovato sul palcoscenico un uomo che interpreta con gli occhi chiusi e a volte sorridendo dei pensieri molto profondi. Mi riconosco totalmente e quindi sono immediatamente corsa nel suo camerino dopo lo spettacolo e gli ho chiesto di pensare a un'eventuale collaborazione. Fa parte del mio carattere essere impaziente e quindi non ho aspettato che lui mi mandasse qualcosa, ma mi è venuta in mente una canzone che avevo da qualche giorno in verità e che appunto è ora in questo disco e si chiama Primavera in Anticipo. Gliel'ho mandata e lui ha risposto subito, anche se è un cantautore normalmente loro non amano interpretare canzoni scritte da altri. James mi ha dimostrato con questo suo desiderio di condividere la sua voce con me di essere un amico e un grandissimo artista. Sono davvero felice perché la primavera in anticipo non poteva essere più fiorita se non con lui. È da molto tempo che non vado in tour e sinceramente mi manca molto. Quest'anno voglio veramente rompermi le corde vocali e questo significa che
voglio cantare tanto, voglio andare ovunque, anche dove non sono mai stata. Questo è un entusiasmo che ogni volta che esce un disco ho e che non sempre posso concretizzare, ma mi auguro davvero che passerò il 2009 sui palcoscenici del mondo, ovviamente nella mia terra, ma vorrei tanto andare in tanti paesi dell'America Latina, di nuovo visitare l'America del Nord, l'Europa e chissà magari riuscirò ad andare anche in qualche paese dell'Est e in Australia, mi piacerebbe davvero tanto, anche in Canada, insomma voglio andare ovunque. Diciamo che basta che canto e sono felice. Dimostra quanto effetto hai su me. Non è molto facile per me, stranamente, parlare e raccontare del primo singolo di questo album che si chiama Invece No e in spagnolo En cambio no. Non è facile perché, anche se la canzone non parla direttamente di quello che è successo nella mia vita personale, ma appunto la scomparsa di mia nonna mi ha ispirato questa canzone, mi ha fatto pensare a quante volte è capitato a me, ma a quante persone attorno a me ho conosciuto e ho visto soffrire perché non hanno detto tutto quello che avevano dentro alle persone che purtroppo oggi non ci sono più. Questo non significa che è dedicato a solo alle persone che sono scomparse. Quando ho scritto questa canzone l'ho fatta ascoltare a molti miei amici e alcuni dei quali non hanno avuto ancora questo momento difficile da vivere, eppure si sono riconosciuti, perché quando perdiamo delle persone di fianco a noi importanti, perché c'è stato un litigio o perché semplicemente la vita ha voluto così, molto spesso ci pentiamo, anche se abbiamo litigato con queste persone, di non aver comunque in quei momenti più importanti aver detto quello che pensavamo di loro o quello che noi veramente pensiamo dentro di noi per loro. Ecco, mi sto già agitando, infatti faccio un po' di confusione, però questa agitazione è data da quell'emozione che io non so dirla a parole, la so solo cantare e quindi la devo cantare in quella canzone che si chiama Invece No. Scott.